scandalo! Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Piena. Io sono Serena. Io sono Satura. Io sono Stufa. E questo è il nuovo video! Cristina Galera! Ciao a tutti e bentornati, benvenuti sul canale, ma soprattutto benvenuti e bentornati in Scandalo! Questa volta è il più rumoroso, il più chiassoso e il più numeroso che io abbia mai avuto. Ma anche il più healthy, l'avete mai vista l'acqua? Più healthy, se sta a mangiare crispy McBacon che i pepini e le patatine, ma state zitta, dai! Per chi non conoscesse questo quartetto, no, non siamo le Pussycat Dolls, non siamo le Cheetah Girls. Non siamo le Bratz, o forse sì. No, le Bratz siamo le Bratz, dai. Siamo le Bratz. Siamo qui con la nostra gang perché la gang non si infama. E trovate i canali di tutte quante le mie fidanzate qui sotto nell'info box, perché ci sono Deborah, Eleonora e Ale qui con me. Sto troppo contenta della vostra sfilata, veramente. La beauty community che conta, amiche. Olè. La beauty community che 1, 2. La Deborah bionda che 3, 4. Una Hilton che abbonda. Se ancora non l'avete fatto, comunque iscrivetevi al canale, andate a seguire tutti quanti su Instagram, perché altrimenti non fate parte dell'elite e non siete meritevoli. Io direi un po' di cominciare con tutte le cose che sono successe, perché questo mese è stato un mese pieno di cose. Già partendo solamente con Sanremo, Sanremo è stato scandalo per me. È stato, penso, il più scandalo di tutti quanti di Sanremo che siamo messi fatti. Super trash. Era un po' come guarda Barbara D'Urso e Maria De Filippi allo stesso tempo, capito? Molto divertente. La prima cosa della quale voglio parlare è Diletta Leotta. Lemmy Just. Non ci siamo, ragazzi. Ho riso tremendamente al suo discorso, che ha fatto riferimenti riguardo a quello di cui abbiamo parlato anche nel scandalo scorso, che ha detto Amadeus riguardo alla bellezza delle donne. Quindi faceva un po' delle citazioni che riprendevano quel discorso là. Non è tipo tentato di salvare la situazione. Sì, ma in realtà l'ha peggiorata. Io l'ho trovato estremamente imbarazzante. Troppo, perché poi, cioè, noi siamo tutti quanti super pro alla chirurgia estetica, we love it. E la cosa che a me ha fatto più ridere è che lei ha menzionato il fatto: belli si nasce, sono nata bella. Anche io. Il fratello, che è chirurgo estetico, che le ha rifatto completamente i connotati, non era completamente d'accordo. Tra l'altro non si capiva dove volesse andare a fare. Esatto, per me non è stato tanto questo. Io ero confuso, esatto. Quando ha parlato della nonna, ragazzi. Tutti così. Ma la nonna anche era così. Cioè, non si è capito se voleva dire che per andare in televisione deve essere bella per forza. Non si è capito se voleva prendersi in giro. E se voleva dire che la bellezza non conta. Probabilmente che bisognerebbe accettare semplicemente che è vero che determinate persone stanno in TV anche perché sono belle. Però che mi fai vedere te con le rughe, con l'app che ti fa vecchia, oh, e dici che avrai le rughe quando starai così? Ma quella parte lì non aveva senso. Cioè, secondo me potevano cercare di fare una cosa più body positive piuttosto che un'altra persona. Mi sentivo un po' sua nonna che la guardava un po' attonita. Possiamo. Ma sono successe tantissime cose. Non so se aprire un discorso riguardo Rachele Lauro e la rivoluzione che ha portato, secondo me, a Sanremo. Non è un cantante che io prima soprattutto apprezzassi chissà quanto, ma è stato molto rivoluzionario, secondo me, per il festival. Sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, il vincitore morale. Sì, sì. Quello che verrà ricordato, però all'ultimo proprio è stato surclassato da Morgan e Hugo. Cioè, mi ricorderò questa edizione di Sanremo molto di più alla fine per questa cosa di Morgan e Hugo. Però la roba di Morgan e Hugo era una cosa trash, mentre Achille Lauro non era sì, trash. Sì, non dico a livello di perché ti ricorderai Sanremo. Achille Lauro, però Morgan e Hugo. Ragazzi, adesso sappiamo tutti chi è Hugo. Io non potevo credere a quello che stavo vedendo, che era surreale. Cosa che mi fa ridere. Fammelo mandare giù un attimino che devo ingoiare, amica. Vabbè. Ma la cosa che più mi ha fatto ridere, raga, è che Morgan, mentre cantava tutta quella strofa, ti ha anche chiesto che succede perché lui se n'è andato. Troppo, sì. Però non posso dire che non me l'aspettavo da Morgan. Sì, ma io non me l'aspettavo in un contesto come Sanremo. Factor, ok, anche se non è ok lo stesso, ma Sanremo è ricoperta un po' da un'aura d'eleganza, professionalità. E quindi questa edizione è stata veramente un po' trash. A me è piaciuta di più delle altre. Ma perché noi siamo persone che c'è tipo l'intrattenimento che ci ha coinvolto di più. Esatto. Altra cosa, e poi passiamo agli altri discorsi, è stata Elettra Lamborghini, raga. Elettra. Voi capite che lei su un pezzo di musica italiana famosa ha fatto Elettra. Cioè, tu puoi?
10 ha fatto pisciare perché cioè, era super simpatica e tutto quanto. Però mi fa pure morire che lei si è presentata, come dice Deborah, in un festival con questo vibe, con una canzone che dice innamorata di un altro cabron, questa è la storia di un amor. Amor, cioè fa spaccare. Però secondo me lei è stata super carina, si vedeva che era agitata. È stato figo vedere Elettra a Sanremo, perché poi una cosa che non c'entra niente. Quindi c'è perché era camischeta a Sanremo. Amore, aiutami. Però mi dispiace il pensiero che magari c'erano persone che veramente erano più brave e sono state scartate. Comunque, prima di passare al prossimo scandalo, ci tenevo a aprire e chiudere una parentesi. Visto che qui Deborah non è un medico, io non sono medico, lei non lavora al Ministero della Salute, Ale non sono una primaria chirurgica, se no mi farà gli interventi da sola. Tra l'altro non ha competenza alcuna se non applicare degli ombretti sulle palpebre. Ma dici la finta. Vabbè, guarda che è una skills. Visto che sappiamo la situazione che c'è in Italia in questo momento e in tutto quanto il mondo, semplicemente non mi sento competente abbastanza né io né le mie fidanzate a parlare di quello che sta succedendo del coronavirus. Anche perché tanto sappiamo benissimo tutti cosa sta succedendo. E quindi se siete qua, penso che siete qua per svagare. Esatto, quindi vogliamo semplicemente stare un po' insieme, chiacchierare. L'unica cosa che vorrei dire, a proposito di Ministero della Salute, è ascoltate e guardate quel sito, le notizie che escono da lì, da altre fonti affidabili, perché purtroppo non tutti i media, alcuni ci speculano tanto sopra. Esatto. Però non è neanche da sottovalutare, quindi vedete la realtà dei fatti, Ministero della Salute, non è scandalo. Andiamo avanti e prima di passare a due scandali che sono... Uno è proprio super trash, proprio che vi pisciate addosso, raga. Io non so se lo sapete, uno dei duetti più famosi d'Italia si è separato. Bischetta e Elettra Lamborghini. No, un po' come quando noi eravamo piccole e si sono separate Paola e Chiara. Si sono separati Albano e Romina. Ah, credetemi, è vero. Ben Jeffrey si sono separati. Si sono separati, però non c'è del tè dietro. Cioè, semplicemente si sono divisi a livello musicale. Un po' di tè c'è. Ossia che per annunciare la loro separazione hanno scritto un libro. Cioè, è stata annunciata tramite questo libro che è uscito la loro separazione. Assurdo. Almeno così le fonti mi hanno riferito. Le fonti sarebbero il mio fidanzato. Mi ha detto che hanno annunciato questa cosa in un libro che è uscito. E quindi questa cosa ovviamente avrà aumentato tantissimo le vendite. Però, se io già prima nelle canzoni non riconoscevo chi era Benji e chi era Fede, ma adesso no! Che si vederanno, che dovrò seguire? Qual era quello che mi piaceva? Quello che cantavamo. Ah, ma quando lo sai? L'altro non canta? No, suona e fa ogni 5 minuti. Che vi dico, raga, quando lo sapete ditemi dove e quando. Io sono troppo curioso di vedere tipo quello che canta, che non mi ricordo che è. Ma sei sicuro? Se noi cantano tutti e due, fateci. Fateli sapere, io. Così siete più informati. Ma andiamo avanti, raga. Lasciate i panini, lasciate le bevande. Buono. Vi sto per dare una notizia shock. Beh. Dov'è la busta shock, però? Ok. Busta mega shock. La lettera! Hanno ufficialmente eliminato il segreto. Hanno cancellato la serie, cioè finita, basta. Basta. Perché praticamente negli ultimi mesi hanno avuto un flop talmente tanto grande che hanno... Veramente? E pensate che loro erano riprodotti in 10 paesi con doppiaggio proprio. Ma sto segreto poi qual era? L'hanno detto mai? Il segreto di Ponte Viejo. Ma no, è Ponte Viejo la volevamo, vanno avanti. Siamo, ti ricordi che pure tipo Brooke era morta, poi è sopravvissuta al... Non era Brooke, era Taylor. Ma comunque, divergenze riguardo a 21 centimetri, ma... Bene. È un frito di secca, ok? Le pepite non me le mangiate? Ah, allora dai, le prendiamo, dividiamo. Io Manolina, 3 secondi, 3 secondi. Beh, però c'è una vita, raga, quindi non preoccupiamoci. Sì. Ma voi perché sapete queste cose, avete meno di 30 anni? Amo, perché sono morta dentro, amo, sono già molto bene. Oh, 100 vetrine, allora posto al sole hanno battuto il segreto, no? Andiamo avanti, prossimo scandalo, questo proviene da Twitter. Infatti, Jake Paul, famoso youtuber americano che è molto conosciuto per i vari drama e gli scandali, si è messo a litigare con Zayn durante una partita di basket, sembrerebbe, non ho ben capito il contesto, credo sì una partita di basket, perché si parlava anche della reunion nei One Direction, c'era esatto 3000 cose su questa partita. Si è messo a litigare e ha fatto un tweet pubblico su questa situazione dicendo comunque tiratela di meno, sostanzialmente sei maleducato, creditela meno. Quindi va il tweet tipo che diceva se ti rodeva così tanto perché sei tornato solo nella tua stanza d'hotel. Ah, esatto. E gli ha risposto la fidanzata Gigi Hadid. Ma raga, ma loro stanno ancora insieme? Si sono tornati insieme? Non lo sapevo, io ho scoperto così. Cosa? Non mai lasciati. Buona giornata, le quattro grazie. Indovinate un po' chi è grazie a cazzo.
quindi... siamo su sta terra, su sto pianeta, tutto è fatto. Oh. Eh? Quindi mi state dicendo che cazzo in culo non fa figli, ma fa male solo figli? A te la linea, Mario. Sembrerebbe che Zayn stavolta veramente sì, è stato antipatico con lui. È stato antipatico con lui. Secondo me ha fatto bene a rispondere. Ma cos'è che gli hai detto? Gli ha detto tipo, wey, bello. Se lui è tornato da sola in stanza è perché c'è una figa come me, rispettoso e super bravo, mi vuole stare con te e la tua cricca di idioti amici, quindi... Idioti youtuber amici. Ah, vabbè, raga, Jack Paulino, cioè... Poi comunque sempre in mezzo ai drammi. Il dramma. I drammi. Mi fa la carta igienica senza i. Convinta, eh? Carta igienica, amo. Igienica. La seconda. Non ho capito. La seconda è dopo la C. Carta igienica. This is my life. And my life is kind of crazy. Va, andiamo avanti. E scandalo di TikTok proprio unbrest. Sono stati leakati i nudes dei TikToker più famosi. Cui anche Charli D'Amelio. Il problema qual è? Lo scandalo dov'è? Che non sono semplici. Che voi non potete vederli, ma noi in privato li vedremo. La cosa grave è stata che la maggior parte di questi TikToker sono minorenni. È stato un bel gran casino. Sono stati messi su Twitter. Hanno girato su Twitter per qualche ora. Dopodiché è stato tutto ovviamente cancellato. Erano news veramente di chiunque. Oh mio Dio, chiunque? Andiamo avanti con il prossimo scandalo che riguarda... Andiamo avanti con il prossimo scandalo con una di noi, che non lo è più, perché Follettina Creation ha venduto il suo canale. Ma is it true? Like, adesso il suo canale è una... Allora, no, adesso vi spiego tutta quanta la faccenda. Vai. Perché lei ha venduto il canale a un network. Questo network, quando ha comprato il canale di Follettina, che non si sa l'ammontare qual è stato. Vabbè. Probabile 10, raga. Sì, può essere sì, tra i 7 e 10 magari. Secondo me 7.000. Sono aperto le scommesse, raga. Questo network, quando ha acquistato il canale di Follettina, ha cambiato tutto, ha rimosso tutti quanti i video, li ha nascosti, ha caricato due video, quindi ha caricato dei contenuti, e quando ha caricato dei contenuti ha visto che ha iniziato a scendere drasticamente il canale. Scusami, che video pubblicava? No, questo non me lo puoi chiedere. Quando hanno visto che scendevano, hanno ripristinato tutto, hanno rimesso tutti quanti i video pubblici e hanno iniziato a ricaricare dei suoi video vecchi. Ricaricare da zero views o ripubblicare? No, erano ripubblicato e li pubblicavano una seconda volta, però video vecchi. Ma perché? Sembra che è un video nuovo, esatto. Quindi il punto qual è? Cioè, questo network ha comprato questo canale per il numero, che comunque che cosa ci fa? Perché le persone, quando c'è, cioè, una volta che vedono che non sei più Follettina, cioè che, cioè, mi disiscrivo, uno. E seconda cosa, quindi che volevano? Cioè, guadagnare dalla monetizzazione dei video di Follettina? Ma lei adesso ha ricominciato a fare video? No. Allora vuol dire che lei lo voleva già non avere più sto canale. Piuttosto che non farci niente, non guadagnarci niente, ha avuto questa offerta e l'ha dato. Se avessero cominciato a mettere dei video, diciamo comunque in target per il pubblico, anche se non era Follettina, potevano interessare, già forse avrebbe avuto un senso. Il problema è che Follettina, come Matti il Biondo, sono canali seguiti proprio per le persone. Sì, non per il contenuto. Esattamente. Passiamo all'ultimo scandalo, ma non per importanza, del quale sicuramente le mie due fidanzate romane non sanno. Perché è una cosa che abbiamo scoperto live, io e Ale. Stavamo vedendo, io non guardo Grande Fratello ormai da 4 anni. Lo stavamo guardando per puro caso, perché noi qui in casa non abbiamo il wifi. Per puro caso. Per io lo volevo vedere. Grande Fratello, non ci dicevi che non te lo facevo vedere. Non lo volevo far vedere. Raga, che palle. Alla fine, cosa è successo? Ovviamente è stata squalificata una ragazza, cioè una donna, si chiama Glizia. Raga, l'ex moglie di quello delle vibrazioni, che praticamente è il motivo per il quale lei è anche. Esatto, raga. E ha avuto una discussione con un altro concorrente. Quello Bono? Quello Bono che è stato nei video di Taylor Swift di... È lui, Denver. Denver. A me lì ha un suo tipo con il quale lei aveva legato, eccetera, eccetera. Perché lui l'ha nominata? In realtà lui poi si è sentito super in colpa, perché loro hanno avuto una breve discussione, lui ha pure pianto, perché, cioè, non so bene le dinamiche della nomination quali erano, ma insomma, lui ha nominato sta tipa. Lei quando l'ha scoperto si è arrabbiata e ci ha chiuso, gli ha alzato tutte cose. Stava parlando con, come si chiama quello l'amo? Con i capelli mezzi lunghi. Antonio Zecchila. Probabilmente succede che Crizia stava in piscina parlando con Antonio Zecchila. A un certo punto si avvicina a sto ragazzo, sto Denver, sto Bono, e gli dice: visto che stai parlando di me, posso ascoltare? E allora Antonio Zecchila, convinto che ce l'avesse con lui, gli ha detto: guarda, non so di niente. E se gira Glizia e fa: sì, infatti lo sto dicendo io di qua di là. Iniziano a discutere per questa cosa, sei un falso, eh. A un certo punto gli dice una frase che io e Ale eravamo tipo così.
Amuleto, no? Praticamente lei ha detto questa frase che sei un buscetta pentito. Che vuol dire? Esatto. E io, amo, ma che vuol dire? Lui fa amo, boh. Ah, e l'ha cercato su Google. E l'ha cercato perché, allora, praticamente, alla lei è di origini siciliane. Tant'è che, infatti, noi quando stavamo guardando, ma che ha detto di grave, no? Tipo, ma che cosa... Visto che ero curioso di sapere che cosa fosse successo, sono andata a vedere, praticamente, Buscetta era uno dei capi della mafia. Si pentì, perché i mafiosi si dice che si pentono, si costituiscono e c'è la spia, nel senso che aiutò i corpi di polizia a, insomma, risolvere i problemi di mafia giù in Sicilia. Mafioso pentito. Esatto, mafioso pentito, che è come dire, tipo, cioè, devi vergognare di esserti pentito di essere stato mafioso. E capito? Quindi dire, esatto, quindi dire, e quindi da lì infatti poi abbiamo capito, cavolo, grave. So, di quello che è Buscetta pentita, nel senso è, ti sei pentito di essere un mafioso, capito? Esatto. È vergognoso che tu ti sia pentito di essere mafioso, quindi in realtà, quando poi l'abbiamo fatti capire, ho detto cavolo, è gravissimo. Infatti, ma lei poi, è consapevole di quello che ha allora, detto? Allora lei ha detto tipo, si è messa a piangere. Ma aspetta, a me la cosa, cioè, che tu guardi sconvolta è che lei tipo, lo so, dal momento in cui l'ho detto, non so perché l'ho detto, perché io sono di giù, io ho combattuto contro la mafia, facevo i temi a scuola contro la mafia, di qua di là, ho amici che hanno perso padri, eccetera eccetera. E sapete quando una persona, cioè, si scusa tipo per situazione, non perché veramente lo sente? Perché quando hanno fatto l'RVM, lei non gli ha detto una volta che è un buscetta pentito, è una cosa che gli ha ripetuto tipo 3-4 volte. Comunque secondo me le opzioni sono due, o è una cretina, oppure è una frase che lei dice nel suo quotidiano. Ho detto tale, che secondo me è semplicemente come di tipo, ah oh, cioè sto a fare la colla, è una cosa talmente tanto, è un modo come di dire, intercalare, esatto, no? È una cosa grave da dire, e quindi niente, alla fine sarà squalificata. Che succede? E niente ragazzi, questi erano gli scandali di questo mese, speriamo che vi abbiamo tenuto compagnia. Sì, ma che andiamo, da dove che stiamo parlando? Quindi niente, noi vi ricordiamo di iscrivervi a tutti quanti i canali che trovate qui sotto, al mio, andarci a seguire tutti quanti su Instagram, because we are the gang. We stay together. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi e niente, ci vediamo al prossimo video. Bye. Ciao. See you soon.